serie di suggerimenti commerciali, dopodiché riprenderemo la linea dall'Olimpico. Linea allo studio. Cesco, cosa porti? T'asciugo De Longhi, il deumidificatore che toglie l'umidità. Perché due? Una per Tony. Eccolo, t'asciugo. Asciuga la casa, la cantina, la biancheria, le ossa poi. E l'umidità va nella tanica. Cesco! Cesco! Guarda quanta! Sì, asciuga tutto, tutto! Il canal! Chi asciuga il canal? Deumidificatori t'asciugo De Longhi. Così fresco e intenso, Vigorsol può cambiare il gusto della tua vita. Il matrimonio! Il matrimonio, il matrimonio! La sappiamo la strada? La sappiamo? Sapete che è meglio chiedere? Mi scusi, per corte? Ma c'è corte di sopra, o corte di sotto, o corte scalo? Perché c'è corte Filuzzi, c'è corte Galluzzi, corte Amare, via di corte? Ma noi un telefonino no, eh? Questo è il momento. Con Tim c'è Eurobasic Zero, senza canoni e senza fasce orarie. Ma non è corte, è forte. Ma è forte là o è forte qua? Dino, dammi un crodino, va. Subito, Tarzan. E il lavoro va bene, sì? Oggi per lavorare minimo ci vuole una laurea. Ma ti ho pure chiesto, eh? Lo sai che mi hanno risposto? No. Dice lei in che ramo lo vuole. Dico, ma quale ramo? A me mi è rimasto più manco l'arbo. Crodino, analcolico biondo, fa impazzire il mondo. Gempio, lo sport. Anche quando i colori delle squadre che amiamo ci dividono, Nutella ci unisce, sempre. Che mondo sarebbe senza Nutella? Chiedi un biliardo. Un biliardo? Io non lo reggo più. Dottore, arriva l'esperto americano. È un pallone da raga. Valigie, un costume da pulcinella! Ok. Silenzio! The yellow pages, please. Che ha detto? Non vuole mica queste. Yes, the yellow pages. Ma ci voleva l'esperto americano. Pagine gialle, il giallo con tutte le soluzioni. Excuse me, what's a pulcinello? Shampoo L'Oreal Elsev alla ceramide R. I capelli sono... più forti, più resistenti. Da L'Oreal Elsev, nuova forza per i capelli. Amaro Montenegro ha un sapore che non ti sbagli, lo riconosci subito. Raffaella Carrà. Domenica non sentirò scuse. Domenica. Tre. Mamma per caso. L'unica cosa certa è che il programma di Nicoletta è un successo ed è in continua crescita. Mentre invece il mio è in caduta libera, lo so. Sei un angelo. Gli angeli non hanno sesso, questo si sa. Non è vero. Di questo si sta ancora discutendo. Parliamone. Ecco la gente, fatti del mondo, di questo mondo. Altro che Massai, è proprio brava. Mi saresti geloso? Se pensassi che la felicità si misura con l'indice d'ascolto, mi sarei già dato fuoco. Tra aspettare due persone e cinque più un neonato... Lo sai che certe volte io ti prenderei a schiaffi? E perché non lo fai? Non davanti ai bambini. Quali bambini? Mamma per caso, a partire da domenica 19 ottobre su Rai 1. Se,
Siete collegati di nuovo in diretta con l'Olimpico. Riviviamo velocemente attraverso la sintesi preparata da Alessandro Forti e Pierluigi Bonelli le immagini salienti del primo tempo. Un primo tempo che ha visto un avvio promettente degli azzurri. Qui in partenza Vieri non aggancia un buon suggerimento in profondità. Ancora in avanti gli azzurri, Zola dalla distanza, c'è il pallone che sfila a fondo campo. Poi sono gli inglesi che cominciano a prendere il predominio e c'è questa gran conclusione di Ings ribattuta da Peruzzi. Superiorità di uomini ed organizzazione a centrocampo, perdiamo anche Paolo Maldini per infortunio, sostituito da Benarrivo che comunque fino a questo momento ha ben figurato. Torna in avanti l'Italia nella fase finale, la punizione deviata con palla che termina a fondo campo, il tiro di Albertini. Purtroppo primo tempo costellato da ripetuti scontri tra le forze dell'ordine e gli hooligan. In chiusura grande azione degli inglesi con tiro di Beckham alto velocemente dalla tribuna VIP. Giampiero Galeazzi con alcuni ospiti, vai Giampiero. Uno è che ospiti Dino Zoff, De Vicini, Galante, difensore dell'Inter. Soffiamo molto Zoff, una squadra che deve vincere a tutti i costi ma che ancora non ha fatto vedere qualcosa di importante. Ma io credo che il primo tempo sia stato troppo sentito, vedo la gente troppo tesa. Io spero che il secondo tempo insomma si giochi veramente con una certa tranquillità e se arriviamo a questo penso che possiamo arrivare anche al risultato. Una squadra contratta ci sembra di capire da parte di Zoff nel primo tempo. Per Vicini come ha visto questa Italia? L'Italia direi che dietro è andata abbastanza bene anche se ha concesso un paio di palle. In realtà in fase d'attacco grandi azioni pericolose non ne abbiamo fatto. Io facevo e faccio molto affidamento sulla velocità e anche sui numeri vincenti, il dribbling dei nostri attaccanti che però per adesso non abbiamo visto molto anche perché loro sono piuttosto ben organizzati. Galante, parliamo di questa difesa inedita per l'Italia, Maldini si è fatto male. Nesta a destra, grazie Vicini, grazie a Zoff, una squadra che soffre soprattutto a centrocampo questa azzurra Galante. Ma diciamo che loro sono ben organizzati, noi sappiamo che dobbiamo vincere quindi ogni tanto ci scopriamo al loro contropiede, anche se in difesa stiamo facendo molto bene perché abbiamo concesso molto poco, però sappiamo che non è facile, speriamo nel secondo tempo di fare almeno un gol. Ci sarà qualche sostituzione al secondo tempo secondo te Galante? Non lo so, vedo che si sta scaldando Chiesa però non lo so. È risieduto vicino a Casiraghi, qualche impressione? No, stiamo parlando, si vede che abbiamo un po' di difficoltà però lo sai, io che gioco lo so che quando dobbiamo vincere per forza non è facile. Bene così, grazie a te Bruno. Grazie, noi giriamo subito la linea ancora allo studio. Chi era la baronessa siciliana? Chi si nascondeva dietro il Boy Scout? Chi era il ferroviere emiliano? Chi era la rappista romana? E quali saranno le prossime facce toste? Lo scoprirete giovedì prossimo. Faccia tosta, Rai 1, ore 20:50, con Teo Teocoli. Costruire aeroplani ci ha insegnato come le forze fisiche agiscono sull'uomo e sulle macchine. Il nostro obiettivo è dominare tutte queste forze. Alla fine conta una cosa sola, che non ci sia nessuna forza al di fuori dal nostro controllo. Nuova Saab 9-5, anteprima nazionale, 11 e 12 ottobre. Quando è il momento di dare di più? Pocket Coffee. La carica del caffè, l'energia del cioccolato. Pocket Coffee Ferrero. Champion, lo sport.
Aperol Soda. Un momento di vero piacere. Fermi! Posso salire? Ma ci stiamo! Certo! Questa è la caldaia da esterni Riello Salvaspazio. Lo vede com'è stretta? Quanti centimetri? 27 centimetri. Guardate in quanti stiamo. Sono tutti suoi. Sono la nuova maestra. Sono qui da ieri, e lei? Arrotavo! Ma anche Carlito, l'idraulico del paese. Questa Riello Salvaspazio l'ho montata io. Modestamente sono secoli che monto solo caldaia Riello. Caldaia esterna Riello, la Salvaspazio. Qui in Romagna i grandi amatori coltivano il loro orticello. Per conquistare le ortolane. Ortaiale, ortaiale! Sono le cotolette degli amatori appetitose varie. Agli spinaci, agli asparagi. Ai carciofi! Ah, belle ortaiole! È come dire che la sera non è sera senza la Torre Eiffel. Etichetta nera. Splende la luna sul cielo di Roma, al di sopra dell'Olimpico, pieno in ogni ordine di posti. Non è stata invece troppo brillante la nostra nazionale per quanto riguarda la prima frazione di gioco, messa in soggezione dalla grande organizzazione degli inglesi a centrocampo. Maldini ha schierato una squadra coraggiosa a tre punte, ma è chiaro che queste tre punte vanno alimentate nell'eventualità in cui noi dovessimo per forza cercare questo gol. Intanto durante il primo tempo purtroppo ci sono stati incidenti anche qui nel settore riservato ai tifosi inglesi, e mi pare che Enrico Variale si è portato proprio lì vicino a qualche notizia.